Allora, Sor Gabriella, un'altra bellissima serata organizzata qui all'Oratorio Santo Stefano. Finisce il percorso di questi ragazzi che dalla terza elementare alla prima media hanno raggiunto il sacramento della cresima. Allora, finisce per un certo verso, sì. Hanno fatto il percorso pre-sacramentale questi ragazzi. Adesso, all'età appunto della preadolescenza, inizieranno un cammino tutto particolare il sabato mattina e ci sarà nel percorso formativo la consegna del Vangelo di Marco e poi andranno anche a Venezia, in Basilica appunto di San Marco, ci sarà una Santa Messa, faranno anche visita ad altre basiliche a Venezia e così diventano grandi, crescono in questo modo qua. Poi i loro catechisti appunto li seguiranno in questo periodo, anch'io farò, adesso vediamo, ma farò qualche momento prima del catechismo per sottolineare alcuni valori che la scheda appunto proporrà e così se camminiamo insieme. Poi verranno anche in oratorio, crescendo diventeranno anche loro educatori, animatori. Quindi gli educatori che c'erano questa sera erano i suoi vecchi alunni di prima? Esatto, no, non erano proprio miei, però ho conosciuto, perché sono 6 anni che sono qua, li ho conosciuti quando loro praticamente facevano la prima media e catechismo, appunto io non ho fatto catechismo a loro, però sono cresciuti così, seconda, terza media, poi nell'età dell'adolescenza, prima e seconda superiore, incominciano già a fare qualcosa per questi piccoli. Questa settimana a Milano ci sarà il Papa per il 7° incontro mondiale delle famiglie. Questi ragazzi andranno, parteciperanno in qualche modo? Sì, parteciperanno il 2 giugno a San Siro, ci sarà il Papa e il Cardinale che parleranno loro, poi gli educatori invece animeranno con altri educatori di altri paesi un po' la festa di questo momento. Ecco. Perché il 2 giugno a San Siro è proprio la festa dei cresimandi, sì, vero? Sì, è la festa loro, particolare loro proprio. Siamo qui con la signora Domenica che ha organizzato questa bellissima serata. Grazie. Come nasce? Si parla di coinvolgimento dei genitori nella catechesi dei ragazzi e ho pensato che coinvolgerli non voleva dire soltanto fare degli incontri formali dove si parla magari di appuntamenti, di date o magari si fa una lezione sul Vangelo, eccetera. Cose importantissime, ma il coinvolgimento secondo me dei genitori riguarda anche una loro testimonianza attiva e meglio del teatro, meglio dello spettacolo, non vedo altre forme e quindi ho pensato di coinvolgerli in questo modo. Il gruppo mi ha risposto abbastanza con entusiasmo e siamo arrivati a questa serata. Devo dire che non è la prima volta, avevo già fatto un'altra esperienza con un altro gruppo di genitori altrettanto motivati ed era stata un'altra serata molto piacevole che avevamo fatto. Quindi nonostante gli impegni lavorativi i genitori si sono messi in gioco. Brava, proprio questo che mi commuove ogni volta, perché genitori che magari tornano alle 7 stanchi, hanno magari problemi anche di salute in famiglia, vengono qui e prima con timidezza, con qualche titubanza, poi invece sempre più contenti, sempre più felici, anche di fare amicizia fra di loro. Costumi, scenografie, tutto fatto da voi? Sì, costumi sono 4 pezze messe insieme magistralmente da un'altra cara amica che ho coinvolto e niente, a volte per dire basta veramente poco per muovere le persone e per dare un segno di essere vivi, insomma. Questo gruppo di ragazzi ha finito un percorso adesso, si sono cresimati quindi hanno finito questo percorso. Resteranno qui in oratorio con voi? Passeranno sicuramente sotto, diciamo, la cura e l'attenzione dei loro educatori che sono stati coinvolti anche loro durante il teatro, sì. Abbiamo sentito Don Emilio prima che vuole riproporre lo spettacolo in chiesa, pensate di farlo? E direi che si può fare, non mi spaventa. Grazie. Siamo qui con Don Ivan. Don Ivan, questi ragazzi, abbiamo sentito prima, lei ha detto
non è finito il percorso, anzi inizia. Esattamente, la bellezza dell'oratorio è che appunto è un cammino che va avanti di tappa in tappa, e anche dopo la cresima, nonostante con la fine del cammino dell'iniziazione cristiana, riprende un'altra forma di cammino che punta maggiormente forse sull'aggregazione tra i ragazzi che continuano dopo la cresima. Non sono sempre proprio il 100% purtroppo, però di solito un bel gruppo va avanti lo stesso. Si cerca di formare un gruppo di ragazzi che poi, camminando insieme anche in oratorio, riescano ad acquisire sempre più responsabilità per diventare loro stessi poi educatori, a loro volta animatori. Ecco, quindi speriamo che anche grazie a queste esperienze si possa creare questo gruppo che vada avanti. Infatti i ragazzi che abbiamo visto nello spettacolo più grandi sono educatori e animatori che fanno parte dell'oratorio di Santo Stefano. Esattamente, sì, beh, il nostro oratorio ha una lunghissima tradizione anche di servizio educativo di appunto prima adolescenti e poi giovani che negli anni assumono un po' questa responsabilità educativa verso i più piccoli. Durante gli anni del catechismo gli educatori hanno più un compito di minore importanza perché sono affiancati alle catechiste, ma dopo la cresima, quando la figura della catechista viene meno, sono proprio loro a portare avanti il cammino con i ragazzi e con me, quindi il loro ruolo diventa importante, anzi fondamentale. Quindi ecco, speriamo di continuare anche questa sana tradizione del nostro oratorio. Parlando di momenti importanti, questa settimana c'è il 7° incontro mondiale delle famiglie e ci sarà a Milano il Papa. Questi ragazzi parteciperanno a qualche evento con voi? Esattamente, proprio sabato mattina, 2 giugno, tutti i ragazzi che hanno ricevuto la cresima o che riceveranno la cresima della diocesi si troveranno allo stadio Meazza proprio per l'incontro con il Santo Padre. Questo è un incontro che in realtà c'è tutti gli anni, cioè tutti gli anni a San Siro il 2 giugno i ragazzi cresimati e cresimandi appunto si trovano per l'incontro con l'arcivescovo. Quest'anno addirittura questo incontro però coincide proprio con l'arrivo del Papa, e quindi a maggior ragione saremo proprio proiettati a vivere bene questa esperienza proprio con il successore di San Pietro. Speriamo appunto che anche a livello organizzativo tutto vada bene. Speriamo, ci vediamo lì. Arrivederci, grazie.